Era il 1993, forse il 94, quando era operativa, attiva, noto un'associazione, l'ASAF. Come presidente aveva Nino Azzaro, medico o fotografo per amore, per passione, quasi quasi oserei dire per tutto. E con la sua ASAF organizzò nella città di Noto diversi appuntamenti, convegni, eventi con tanto di modelle tra i monumenti della ricca Noto. Sono passati più di 25 anni, l'ASAF non c'è Nino Azzaro, c'è le sue foto, testimonianze di un'epoca, anche per la tecnica che lui già proponeva in quegli anni, c'è. E oggi ha allestito una mostra che potrete visitare all'interno dell'androne in arte di Salvatore Raudino, che come capita oramai da qualche mese insieme a Massimiliano Frumenti ospitano artisti di Noto e non solo. Bentrovati a tutti i miei ospiti. Nino Azzaro alla mia sinistra, ho parlato della tua arte, ho parlato di quest'arte che metteva insieme la naturalezza del barocco, la bellezza del barocco e anche questi innesti, queste belle ragazze che arrivavano a Noto proprio per posare tra le magnificenze barocche. Ho ricordato che erano gli anni d'oro per la capitale del barocco, venivamo fuori da anni difficili, la città transennata, barocco pericoloso lanciato dall'allora sindaco Corrado Passarello con quel mitico progetto Noto. Ecco, da lì inizia questa tua attività, attività che ti vede già all'opera da diversi decenni, ma attività che ti fa conoscere al grande pubblico. Io vorrei però che tu iniziassi dall'arte, è un po' particolare quest'arte, queste foto che proponi qui, tecnicamente cos'erano, cosa sono? Ma sono delle fotografie stampate in cibo come che si usava diversi anni addietro. Ora è difficile che si possa trovare chi stampi cibachrome. In pratica io fotografavo direttamente con diapositive e quindi poi la diapositiva veniva stampata su carta particolare, lucida, e aveva molti riflessi e quindi lo scatto che facevo io era unico. O veniva la fotografia giusta o non veniva, perché non potevi, non è come i tempi di ora con il digitale, per cui uno può anche modificare. Lì lo scatto era quello e basta. Salvatore, ti contraddistingui ancora una volta per questa ricerca del particolare, proponi pittori, fotografi, artisti, ma anche gente che ha una certa manualità, gli artigiani della nostra Noto, ma è una domanda quasi spontanea e naturale che mi sorge, come sei andata a scovare queste testimonianze del secolo scorso? Buonasera Vincenzo, grazie per essere ancora intervenuti. Innanzitutto tengo a precisare che stiamo sempre Kairos e Androne in arte, oltre che Salvatore e Massimiliano ovviamente. Kairos a questo punto ha pensato di, come abbiamo già iniziato con Marcello Sclofani, la sua mostra è appena stata completata ieri ed rappresenta, diciamo, la generazione ultima di bravi fotografi netini, mi riferisco a Marcello. Ma ovviamente il nostro pensiero è andato anche ai bravissimi fotografi di qualche anno fa, tuttora attivi, tuttora operanti. Come non pensare a Nino Azzaro, come tu hai detto già è stato anche presidente di un'altra associazione fotografica, ma Nino si è sempre distinto per la sua tecnica, la sua capacità e la sua passione.
Nino è tra l'altro uno dei collezionisti di opere fotografiche, di macchine fotografiche, forse tra i più importanti d'Italia. Oltre a questo è stato organizzatore di convegni e mostre, come tu hai già precisato. La scelta delle immagini è andata su una tecnica particolare, lo avete già affermato, si tratta del Cibachrome. E abbiamo con questo voluto anche portare a conoscenza delle nuove generazioni una tecnica che era diciamo, preannunziava quella che poi è stata l'evoluzione della fotografia digitale, nel senso che mentre con i rullini normali che noi tutti conosciamo, bianco e nero colore, lo scatto, come ha detto poc'anzi il dottor Azzaro, era unico, anche adesso è unico, però si poteva vedere l'immagine proiettandola attraverso quindi un normale adatto strumento che era un proiettore per diapositive, e quindi poi comunque sceglierne. Ecco, in questo modo si preannunziava anche la possibilità per l'operatore di esaminare prima della stampa la qualità dell'immagine, perché in effetti poi la stampa era fedele all'immagine proiettata. E si tratta di una carta molto particolare ed è un'opportunità per i giovani, presumo, e anche per chi è appassionato di fotografia, di vedere come si facevano le fotografie un tempo. Massimiliano, vorrei strapparti un sorriso, quindi è una domanda molto ma molto leggera, ma al tempo stesso molto ma molto profonda. I monumenti, la regia ci sta mostrando le foto, i monumenti della città di Noto, poi c'è questo innesto, quindi il monumento di pietra e poi ci sono dei volti, dei visi veramente belli. Come è riuscito Nino Azzaro a concepire questi due momenti altamente nobili, quello della bellezza espressa dal monumento, quella della bellezza che vediamo nei volti di queste ragazze? Che a volte, perdonami, proprio diventano vere e proprie statue mobili nel contesto di ciò che invece è fisso, stabile, ossia i monumenti. Beh, direi che la cosa che è palese, evidente, è una grande armonia, appunto, un'armonia tra quella che è la bellezza preesistente, architettonica, quindi legata agli edifici, a quella che è una bellezza invece, se vogliamo, in movimento, anche in trasformazione. In questo senso hanno anche un grande fascino, e poi trovo che questo tecnicamente il Cibachrome ci riporta proprio in tutta la sua bellezza anche al fascino di una tecnica diversa, con dei tempi diversi, e tra le altre cose, se osserviamo le immagini, in alcune immagini è straordinariamente, come dire, non solo bello, ma con gli occhi di oggi potrebbero sembrare delle digitali ritoccate, cioè in post produzione, quindi devo dire un lavoro di grande pregio. E volevo spendere altre due parole su Nino Azzaro, anche se voi l'avete già detto molto. Credo sia anche importante aggiungere e sottolineare il fatto che in realtà parliamo di qualche anno fa, quindi è stato un po' un precursore, cioè rispetto al territorio della città di Noto, che oggi vediamo super viva e anche diciamo molto aperta alla contemporaneità. Se noi consideriamo che questo, parliamo di 20-25 anni fa, anche lui come organizzatore della Mostra Internazionale della Fotografia, possiamo dire che per quanto riguarda la fotografia è stato realmente uno dei personaggi di punta più importanti, che ha voluto e, se vogliamo, anche preparato il terreno a quelli che operano oggi. Quindi credo che questa cosa sia molto importante e giusta da restituire. E un'ultimissima cosa che ho letto, il signor Azzaro ha pubblicato nel 95 un bellissimo volume fotografico su Noto, e nella prefazione ci sono delle sue parole dove appunto dice, l'ho trovato molto bello nella semplicità ed efficacia, dice: io vado in giro con le mie Leica e fedeli Nikon a fotografare il miracolo che mi circonda per restituirlo all'umanità. Ecco, credo che questo contenga veramente tutto il lavoro. Però Nino Azzaro non è datato, non è 1990-1995, Nino Azzaro è anche attualità. Oggi Nino Azzaro come si pone, come vede con la nuova tecnologia l'arte della fotografia? Ma io penso che con la nuova tecnologia anche uno che fotografa ed è di media levatura
modifica la fotografia, per cui i fotografi di un tempo erano pochi e molto più preparati, secondo me, di quelli che ci sono, che fanno fotografie ora. Non dico fotografi, che fanno fotografie, perché in pratica noi, guardando, andando in giro, vediamo che sono tutti con la macchina fotografica a fotografare, e poi invece di guardare attraverso il mirino fanno una fotografia e guardano lo schermo, diciamo, modificano, ne fanno un'altra, non focalizzano quello che è essenziale, tanto sanno che poi al computer possono modificare. Due nomi su tutti, visto che hai parlato dei grandi fotografi professionisti, e due nomi su tutti che sono anche due tuoi cari amici fotografi professionisti. Io vorrei spendere una parola per Fulvio Roide, che purtroppo ora non c'è, ed è il mio maestro, sino a questo momento ci sentiamo anche con la moglie, e un altro amico fotografo è Roberto Rocchi di Roma, era fotografo per Playboy e Playman, e ci sentiamo spesso, ci vediamo spesso. E vorrei anche spendere due parole, citare piuttosto, Danilo Cedrone. Grazie a Nino, quindi la mostra la potete visitare. Abbiamo già detto che questa galleria voluta da Salvatore e da Massimiliano, che ospita di settimana in settimana, per quanto riguarda questo particolare segmento, fotografi. Grazie a Massimiliano Frumenti, grazie a Salvatore Raudino, grazie a Nino Azzaro, a quanti ci avete seguito. L'appuntamento è per domani.